Un inizio di metà stagione così così, oggi avete finito l'allenamento in acqua. Nicolas, quali sono le aspettative per questo 2012? Beh, noi continuiamo ad allenarci duro per cercare di migliorare e ottenere i risultati che ci hanno mancato in questa prima metà del campionato, che alla fine siamo stati vicini a tanti risultati. E pareggiato due partite e perso due per pochi punti, e quindi cercare di risolvere quei piccoli problemi per ottenere più risultati. Si parlava delle partite un po' critiche, secondo te ci sono un paio di partite che potevate portare a casa e che invece il risultato non è andato secondo le aspettative? Beh, sicuramente sono state tre partite che abbiamo fatto contro le prime in classifica. A Brescia contro Rovato abbiamo pareggiato, all'ultimo minuto ci è scappata la vittoria di mano. A Biella abbiamo preso una meta all'ultimo minuto, se no eravamo in vantaggio. E la terza abbiamo persa anche lì, prendendo un palo su un calcio di punizione, quindi eravamo proprio a un pelo dalla vittoria. Sicuramente quelle tre personalmente sono quelle che mi hanno dato più fastidio come sconfitta. Siete come Rugby Lecco a metà classifica tra la parte bassa, diciamo, e la parte alta. Pensate di riuscire a riprendere quota fin dalle prossime partite, o pensate di stare così a metà classifica? Beh, le prime che in classifica si sono allontanate un po', però sicuramente ci manterremo a metà classifica cercando di ottenere quei risultati che abbiamo mancato nella prima parte del campionato per cercare un posto più in alto, diciamo. Prossima partita va ad essere contro il Lumezzane, giusto? Non naviga bene in classifica, pensate di andare a vincere o non tutti sono... Non naviga bene in classifica, però se non sbaglio le ultime due partite ha vinto e sta riprendendo quota, e in più ha battuto Sondrio, che è stata la nostra ultima partita dove abbiamo pareggiato, di 40 punti forse, quindi mi pare una squadra proprio così, brutta classifica. Magari la classifica non paga. Un'ultima domanda a tutte e due, che cosa ritenete che manchi a questa squadra per il salto di qualità, o va bene così? E ci mancano un po' di ruoli specifici. Però la squadra è questa che è, da anni che è questa, e continuerà ad allenarsi sempre più duro per ottenere i risultati. Anche secondo me non manca niente, manca continuare, allenarsi e far bene, i risultati verranno. Quindi a tutti un buon 2012. Ah, certamente. Altrettanto. Adria, anche te, appena terminato l'allenamento in piscina, non avete mai smesso nonostante il panettone, come prosegue la preparazione per la ripresa del campionato? No, niente, abbiamo deciso di continuare, visto e considerando che sempre per queste date è molto difficile dare una continuità, quindi con il gruppo degli altri allenatori abbiamo deciso di soprattutto non fermarci. Gli allenamenti continuano la settimana prossima, tre volte alla settimana come al solito, e niente. Con questo freddo, infortunati, nessuno? No, nonostante le condizioni climatiche noi ci siamo allenati sempre tentando di superarci e di fare meglio, e sicuramente penso che per vedere dei risultati anche come società, come club, dobbiamo darci una svolta, dobbiamo cambiare molto la mentalità del fatto di dire si posso, non come quello che sento soprattutto che noi sempre abbiamo fatto così, è un po' quello la mia lotta, quindi sicuramente quando cambiano quelle cose un po' la situazione cambierà. Quindi solo un discorso un po' più di cattiveria e motivazione? No,
No, penso che chi si allena duramente è motivato, a noi nessuno ci manda, soprattutto i ragazzi, a prendere le gote ogni giorno di allenamento, soprattutto con il freddo, con la pioggia, dopo arriverà, spero di no, ma la neve, però sicuramente la cosa più importante è che deve avere un cambio di mentalità, quello che diceva prima. Quindi ripresa degli allenamenti mai terminati, ripresa del campionato, prossima partita si diceva con Lumezzane che è in crescita, quindi subito un avversario di tutto rispetto. Certo, io non sottovaluterei a nessuno, e per me sono tutti difficili, è un girone che si è dimostrato molto equilibrato. Tutte le squadre si hanno rinforzati. L'altro giorno parlavamo con Giancarlo, con il capitano, e dicevamo che tutte le squadre hanno dei giocatori con ruoli specifici e chiavi: apertura, numero 8, mediano di mischia, estremi. E noi dobbiamo tenere in conto e dobbiamo essere orgogliosi che andiamo con le nostre forze contro squadre che pure il Lumezzane si è rinforzato, ha preso diversi giocatori che hanno giocato in Serie A, quindi non è da sottovalutare al di là di quello che dimostra la classifica. Quindi un bocca al lupo per il 2012 e auguri. Crepi, auguri anche a voi, grazie.